Bene, oggi parliamo del poema cavalleresco. Allora, il poema cavalleresco, quale viene ripreso e si sviluppa durante l'Umanesimo e il Rinascimento. Per capire il poema cavalleresco, dobbiamo, ecco, fare un passo indietro nel Medioevo. Perché noi sappiamo che il poema cavalleresco nasce proprio nel Medioevo, siamo intorno all'11-12 secolo, in Francia, in lingua d'oïl, che poi sarebbe il nostro attuale francese, abbiamo due cicli, il ciclo carolingio con la chanson de geste che narra le imprese di Carlo Magno e dei suoi cavalieri, come per esempio Orlando, Rinaldo, eccetera, eccetera. Cavalieri che combattono per difendere il loro re e soprattutto per difendere la religione cristiana dai mori. O saraceni, cioè gli attuali musulmani che si erano impadroniti di Gerusalemme. E quindi sono cavalieri che hanno come unico obiettivo la guerra santa, la guerra per la difesa della religione. Altri argomenti sono nel ciclo bretone, il ciclo dei cavalieri della tavola rotonda di Re Artù. Anche qui abbiamo cavalieri, come per esempio Lancillotto, però gli argomenti sono diversi, le tematiche, perché questi cavalieri non combattono per la loro religione, per il loro re, ma combattono per amore di una donna, per esempio Lancillotto per Ginevra. E poi altre tematiche sono l'avventura, la magia, la ricerca di un oggetto come può essere il Santo Graal oppure la donna amata. Quindi due cicli, diciamo, diversi per tematiche, ma anche a livello, diciamo, formale, sono molto diversi. Comunque, cosa succede? Già dalla seconda metà del 1300 questi cicli vengono riscoperti nella tradizione popolare dei cantari di piazza. Cioè erano dei cantastorie praticamente che in piazza, quindi si rivolgevano a un pubblico popolare, appunto, durante, che so, le feste religiose, durante i mercati, le fiere, no? Ecco, cantavano le gesta di questi cavalieri. Però attenzione, con i cantari noi assistiamo, e questo si realizza anche nell'umanesimo, noi assistiamo ad un incontro, ad una fusione tra il ciclo carolingio e il ciclo bretone. Cioè che significa questo? Significa che troviamo sempre i cavalieri di Carlo Magno, i personaggi sono quelli, però allora, questi personaggi vivono le tematiche del ciclo bretone, cioè mentre prima nel ciclo carolingio non poteva succedere che questi cavalieri si innamorassero di una donna, tanto erano presi dal loro dovere, adesso invece questi cavalieri si innamorano, c'è l'avventura. Ecco, vivono delle avventure per amore di una donna, c'è l'elemento fantastico, l'elemento fiabesco, la magia, c'è la ricerca. Ecco, quindi praticamente già con i cantari popolari, troviamo appunto questa fusione tra ciclo carolingio e ciclo bretone. I personaggi del ciclo carolingio, quindi i cavalieri di Carlo Magno, con le tematiche del ciclo bretone. Detto questo, nell'umanesimo, questo poema cavalleresco arriva nelle corti. Arriva nelle corti, quindi in forma colta, si rivolge a un pubblico di corte. Durante le feste di corte, praticamente, ecco, si faceva la lettura pubblica di questi
di questi poemi cavallereschi. E allora, quali sono i luoghi dove si sviluppa il poema cavalleresco? Perché il poema cavalleresco sarà un genere che caratterizzerà tutto l'umanesimo, quindi tutto il 1004 e poi tutto il 1005, perché continua con... allora, inizia a Firenze nella corte di Lorenzo de' Medici con Luigi Pulci, che vedremo oggi in questa lezione. Continua a Ferrara con Matteo Maria Boiardo e suo Orlando innamorato. Sempre a Ferrara, durante il Rinascimento, quindi nella prima metà del 1500, abbiamo l'Orlando furioso di Ludovico Ariosto. E sempre a Ferrara, però nella seconda metà del 1005, durante il periodo della Controriforma, abbiamo la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Quindi, come vedete, è un genere che caratterizzerà in maniera molto importante tanto l'umanesimo, i cui autori sono questi qua, bene, Luigi Pulci e il suo Morgante, e Matteo Maria Boiardo e il suo Orlando innamorato, quanto il Rinascimento e poi l'età della Controriforma, quindi tutto il 1500. Parliamo di Luigi Pulci. Allora, Luigi Pulci era un fiorentino, nacque a Firenze nel 1432 e morì nel 1484, lontano da Firenze, al servizio del condottiero Roberto Sanseverino. Allora, Luigi Pulci fino al 1476 si trova alla corte di Lorenzo de' Medici a Firenze, anzi pare che sia grande amico di Lorenzo, tanto che influenza il Magnifico nella sua produzione poetica, perché il Pulci amava una poesia irriverente, burlesca, comica, parodica. Del resto anche il suo carattere era molto anticonformista e irriverente. E infatti, ecco che l'influenza di Luigi Pulci si fa sentire nella Nencia da Barberino di Lorenzo de' Medici, a cui risponde con un altro poemetto pastorale proprio Luigi Pulci, con la Beca da Dicomano. Va bene? Però poi purtroppo Luigi Pulci deve lasciare la corte fiorentina perché questa corte verrà sempre influenzata, sempre di più influenzata dalla presenza di Marsilio Ficino e del suo neoplatonismo, a cui aderirà anche il Poliziano, insomma molti intellettuali di questa corte e lo stesso Lorenzo. Al che ecco che questa personalità così irriverente e anche miscredente, perché il Pulci veniva considerato un eretico, del resto pare che si occupasse di magia, tanto che quando muore viene sepolto in terra sconsacrata. Quindi il Pulci, messo in minoranza, ecco, litiga con il Magnifico e lascia la corte di Firenze. E quindi poi vaga un po' per l'Italia, mettendosi anche al servizio di Roberto Sanseverino. Allora, del Pulci, l'opera più importante, il suo capolavoro, è il poema cavalleresco, appunto il Morgante, pubblicato nel 1483. Attenzione, questo Morgante, il Pulci lo aveva già iniziato probabilmente quando si trovava ancora a Firenze, perché gli era stato commissionato un poema cavalleresco dalla madre di Lorenzo, da Lucrezia Tornabuoni. Certamente però Donna Lucrezia pensava ad un poema cavalleresco di stampo religioso, mentre con la sua personalità il Pulci ne fa un poema, sì, cavalleresco, però anche comico-burlesco. Infatti, vediamo un pochino. Allora,
L'opera è in 28 canti, però attenzione, dobbiamo distinguere tra la prima redazione che esce nel 1478 e che è in 23 capitoli, anzi 23 canti, scusatemi, 23 canti ed è poesia comico-burlesca. Infatti i protagonisti sono due personaggi fondamentali, il gigante Morgante che dà il titolo al poema e il mezzo gigante Margutte. Ne parleremo dopo. Mentre la seconda redazione, quella definitiva, riprende sempre i primi 23 canti, però il Pulci, forse perché è vicino alla morte, sente vicina la morte, aggiunge altri 5 canti, dal 24esimo al 28esimo, 5 canti che invece hanno contenuto epico-eroico, perché raccontano la morte eroica di Orlando a Roncisvalle. Sapete, quando Orlando si sacrifica morendo per salvare l'esercito di Carlo Magno. Però diciamo che la parte più originale, più riuscita del poema è proprio questa prima parte qui. Allora, abbiamo detto il protagonista è Morgante. Infatti, nella seconda parte Morgante è già morto. Va bene? E quindi il protagonista, diciamo, degli ultimi 5 canti è proprio Orlando. Allora, Morgante è un gigante che incontra sulla sua strada il cavaliere Orlando, il quale si è allontanato dalla corte di Carlo Magno perché ha litigato con Gano di Maganza. Orlando, durante la sua strada, incontra Morgante e lo converte al cattolicesimo. Lo stesso Morgante quindi accompagnerà come scudiero Orlando e poi, sempre durante, diciamo, il loro viaggio, incontreranno il mezzo gigante Margutte, una figura comica. Comica, proprio comica, perché Margutte non fa altro che ridere praticamente. Ecco, ma infatti è già significativa la morte di questi due personaggi, sia di Morgante che di Margutte. Significativa di cosa? Ora ve lo dico come muoiono. Significativa dell'abbassamento del mondo cavalleresco, cioè della parodia che il Pulci fa del mondo cavalleresco e anche dello stesso Orlando, o almeno nei primi 23 canti, non è un eroe senza macchie e senza paura come compare negli altri poemi cavallereschi. Quindi anche lui viene preso in giro. Quindi siamo nell'ambito della poesia carnevalesca, va bene, in cui c'è un mondo alla rovescia, no? In cui il servo è più importante del padrone, tanto per capirci. Ma infatti il vero protagonista è Morgante. Morgante come muore? Ecco, Morgante muore mentre sta salvando la nave di Orlando da una tempesta, riesce a salvare la nave di Orlando, però ecco, viene morso da un granchio e quindi muore. Ecco, vedete, ecco, anche in questo caso il rovesciamento farsesco, c'è cioè un gigante che muore morso da un granchio. Margutte come muore? Margutte morirà da ridere perché vede una scimmia che vuole indossare i suoi stivali e allora si mette a ridere come un pazzo e quindi rimane soffocato dalle sue stesse risa e muore. Va bene? Quindi praticamente Luigi Pulci fa il contrario di quello che si aspettava Lucrezia Tornabuoni, cioè rovescia il mondo cavalleresco, lo prende in giro, lo rappresenta in chiave farsesca, in chiave burlesca e in chiave comica. Quindi lo demitizza, ne abbassa il tono. Va bene? Abbiamo finito.